innanzitutto grazie a tutti di essere presenti e oggi vi presentiamo la programmazione per quanto concerne le manifestazioni estive del Comune di Bordighera che arriva fino al mese di settembre e come ogni anno, come potete notare, il numero delle serate segue una progressione e un'implementazione nei mesi, soprattutto quelli che vedono una maggior presenza turistica tra il mese di luglio e agosto. Questo però non lasciando indietro i mesi di giugno e settembre, che comunque sia, hanno una presenza turistica diversa rispetto a quella di luglio e agosto, quindi la scelta è stata fatta in questi termini, cioè si comincia con un numero di programmi in giugno, più rivolto all'attenzione magari possono essere quelle delle famiglie, per poi dopo ritornare a questa programmazione degli eventi. Le strutture portanti della nostra manifestazione che quindi sono la canzone d'autore, i concerti dell'orchestra sinfonica qui presente Massimo Dal Pra, che vi ringrazio di essere qui con noi, e quello sono quelle che sono la, diciamo, lo scheletro principale della nostra manifestazione a suono musicale. Come potete vedere quest'anno la canzone d'autore vede come nominativi, come artisti presenti, Marinarei, Paolo Benvenu, Ricarico, Alberto Camerini e Alice, quindi una progressione su quello che è le presenze e anche, non avevo gli artisti precedenti, della notorietà, quindi prima avevamo soltanto magari una serata, l'ultima serata con il nome, quello di maggior richiamo, ora in realtà essendo un evento che ha assunto un'importanza non più soltanto locale ma bensì grande Camerini, quindi ha assunto e sta assumendo una sua identità non più soltanto Bordigota ma bensì oltre i confini cittadini, oltre i confini provinciali, quindi la cosa è molto molto positiva. Orchestra Sinfonica di Bordighera, il maestro Dal Pra, mesi di luglio ed agosto. Poi lascio a te la parola per spiegare un attimo bene il programma che abbiamo previsto per quest'anno, e Tu Color, che invece, come sappiamo, è la mezza che si svolge qui dietro alla Cibretta, festival di musica etnica, che riscuote anche questo grandissimo successo. È chiaro che qui andiamo su un segmento della musica particolare, dove appunto lo spettatore fa anche diversi chilometri per venire a sentire, perché comunque sia l'eccezionalità, la particolarità della nostra questa manifestazione porta alla gente a venire a Bordighera per sentire queste cose. Quest'anno, diciamo, punta di, se non diamante, ma comunque sia artista di maggior rilievo, Moni Wagner. Questo per dire che questa è la nostra struttura principale, ma in realtà tutti gli spettacoli si svolgono su diverse location del Comune di Bordighera. Quelle principali, come abbiamo detto, sono i Giardini Leu e l'Arena della Cibretta, che è qua di lì. Poi, nelle diverse frazioni, invece, abbiamo delle cose diverse. Frazione di Maghetto, particolare attenzione a spettacoli dedicati ai bambini. Per quanto riguarda invece Sasso, come l'anno scorso abbiamo ripetuto che ha avuto successo, gli artisti, quella che è la crisi di strada, che vanno incastrati all'interno delle serate enogastronomiche organizzate dalla Proloco, e quindi c'è la parte enogastronomica e la parte spettacolo, quindi questo per poter dare un'offerta sempre più completa. L'altro luogo particolare è il nostro chiosco della musica, quindi sul lungomare Argentina, e che cosa ancora? Importanti sono anche un evento che si chiama la quinta edizione e quest'anno prende anche un maggior rilievo, che è quello del Book Festival di Bordighera. Il Book Festival di Bordighera, quindi è il quinto anno, la presenza delle case editrici è aumentata, ma anche e soprattutto con il nome delle case editrici. Ricordo essere comunque un evento che vede oramai una partecipazione ed essere nell'elenco delle manifestazioni regionali per il suo rilievo che ha. E le altre
sono due manifestazioni molto care ai Bordidotti, ma tutti quanti i turisti organizzati, ringrazio qua la Confcommercio per comunque sia essere sempre in prima linea per cercare di offrire attrattive e soprattutto intrattenimento, che sono Un paese di sapore, che si svolge in Bordighera Alta il 28 e il 29 di giugno, e Un mare di sapori, che invece è il 23, 24 e 25 luglio sul lungomare argentino. Due eventi che comunque abbiamo visto che portano numeri importanti di persone e danno la possibilità agli esercizi commerciali, ai ristoratori, di avere una vetrina molto molto importante. Questo è quanto, diciamo, i punti più importanti. Questo è il Debian che presentiamo a voi in anteprima, dove potete trovare in elenco e per date tutti quanti gli eventi e le location.